Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo gameplay. Questo gioco si chiama Need for Speed Hot Pursuit e farò delle gare per farvi vedere com'è questo gioco. E iniziamo con una gara abbastanza facile e mi prendo la mia macchina preferita, cioè la Dodge Challenger. Io me la sono presa nera perché il nero, come sapete, è uno dei miei colori preferiti. E adesso dovremo vincere questa gara e dovremo arrivare primi. Vince la gara senza essere catturato per guadagnare una taglia maggiore. Ok, vabbè, questa sarebbe la introduzione, però si può anche fare senza. Adesso saltiamo. E come potete vedere dalla grafica, sembra molto reale questo gioco. Potete vedere dalla grafica e ovviamente io ce l'ho per il 360, quindi la grafica è tutta al massimo. Beh, adesso vediamo di non fare incidenti e di arrivare primo. Ok, sopra lo specchietto retrovisore avrete notato una striscia rossa che aumentava sempre di più. Quello sarebbe un segnalatore che indica che c'è una pattuglia, eccolo, e un avvicinamento. E infatti c'era una polizia qui che ci stava aspettando. E adesso non ne dovremo, ecco il posto di blocco, e lo prendiamo in pieno. Volevo passarci nel buco, ma come al solito io lo manco, come al solito. Ok, allora dai, su, accelera, dai. Sì, adesso cosa faccio? E in questo gioco è bello perché qui si può avere le armi. Io ho appena buttato una striscia che ho data, che così se qualche poliziotto mi sta proprio dietro alla macchina, se può lanciare le strisce che ho date e riusciremo a scappare per qualche secondo. Ok, adesso come avrete sentito c'è un altro blocco stradale, questo qui, ma noi passiamo in mezzo, vediamo, e lo passiamo in mezzo per perfettamente preciso. Adesso andiamo avanti e siamo primi, tra l'altro. Dopo ne facciamo una più difficile, però lo facciamo con il poliziotto, perché qui si può fare sia qui i pirati della strada che i poliziotti. Ok, là c'è una macchina che mi sta raggiungendo. Adesso dovremo arrivarci quasi, un attimo. Ok, allora siamo quasi arrivati, eccoli, perfettamente al centro, anche qua, una combo, eccoci qua, boom! E come premio abbiamo ricevuto la medaglia d'oro. Vabbè, tanto io sono già arrivato al livello 20, quindi
Quindi più di punti esperienza non è Melida. Ok, adesso beh, come potete vedere qui nella mappa ci sono due segnali. Questo con il segnale giallo faremo, cioè interpreteremo il pirata. Invece qua con scritto SCPD saremo il poliziotto. Adesso non mi veniva il nome. Va bene, ne scegliamo uno perché tanto o uno o l'altra fa lo stesso. Allora, prendiamo la Subaru, prendiamo. Non so, sentite com'è potente il rombo. Ok, adesso aspettiamo. Ora qui avremo a disposizione solo 5 blocchi stradali. Ma tanto ne basterà uno per mandarlo all'aria. Di Mantoggio sul Grand Ocean Road. La velocità registrata superiore ai 240 km/h. L'inizio non si ferma davanti a nulla. Ok. Quella striscia lì sarà la vita della macchina. Adesso noi dovremo semplicemente andargli addosso. Aspetta che accelero un po' e dovremo colpirla più o meno così. Sempre se ci arrivo. Ecco. Oh! Allora sì, ok. Mettiamo così più o meno, dovete bella così con molta forza. Bene. Via 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 via. Fermati, 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 fermati. Eccoci qua. Spiaccicata sulle guardrail. Ale. Ale. Sì, e senza problema l'auto si teletrasporta lì in mezzo alla strada. Sì, molto normale, succede tutti i giorni. Ok, vabbè, ho una proficienza così, non mi danno nulla. Allora, adesso facciamo un'ultima gara così. Oh, un'ultima gara, un'ultima gara, un'ultima gara. Ok, questa. Ne facciamo un'altra di polizia. Allora, fammi vedere. Ok, prendiamo la BMW M3. Magnifico, è notte e piove anche. E sono le 22 di notte, quindi sono le 10 di notte. Sì, non è ci vuole un ingegnere nucleare per capirlo. Però insomma, allora sì, dai. Questa qui è una sfida un po' più difficile. Eccolo. Vedete, ragazzi, qua è tutto molto più difficile. Un elicottero che così ci può fermare il sospetto se sta scappando. Eccolo, fermati. Sì, perfetto. Sì, però la
l'abbiamo mancato però. Adesso aspetto che si avvicini un po'. Oh, dai, qui. Vai. Vai, 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 vai. Allora, ragazzi, vi consiglio di farla sbandare l'auto. Eccolo. Ora se riuscite a farla sbandare, lo vinceremo prima questa sfida. Ecco, dai, che è quasi distrutta. Dai, 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 muoviti. Oh. Ok, allora, velocità massima. Adesso, via. No, 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 no. Mannaggia te. Ok, allora prendiamo questa scorciatoia, così almeno arriveremo un po' prima di qua. Ok, adesso dov'è finita quella là? Dove è finita? Elicottero, attenzione alla striscia chiodata. Ed eccoli qua. No, 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 no. Eccolo, eccolo, eccolo. Che si prepara per il colpo finale. Attenzione. Boom. No, finale. Ma perché? Sì, sì, ma anche 5.000 non ti fai una quasi praticamente chiusa. Che mi importa, perché tanto qui ho già fatto tutto. Via. Oh, Occio, Occio. Accidenti. Oh, allora la menzione, perché ci ho impiegato ben 3 minuti e 7 secondi, mentre il mio record è di 2 minuti 17 secondi e 8 centesimi. E anche questo video finisce qui. Vi ricordo di commentare il video se vi è piaciuto. Quindi vi saluto e vi aspetto con un prossimo video. Ciao!